Babbo Natale e la piccola renna. Di Maria Loretta Giraldo, illustrazioni di Giovanni Manna. Questo è un libro bohème. Questa è una piccola storia magica di Natale. Accadde proprio a Babbo Natale, non molto tempo fa. Era il mese di dicembre e i giorni scorrevano veloci. Perbacco, è già il 22! Borbottò Babbo Natale, mentre passeggiava su e giù nel grande laboratorio, dove si costruivano i giocattoli più belli del mondo. Dobbiamo fare in fretta! Non temere! Lo tranquillizzò Gnomo Simeone. È già tutto pronto, mancano solo pochi pacchi da caricare sulla slitta. Babbo Natale si accarezzò la barba bianca, visibilmente soddisfatto. I suoi gnomi non lo deludevano mai. Forse c'è il tempo di bere una tazza di latte caldo, pensò Babbo Natale, e si avviò verso la cucina. Il vecchio gnomo Terenzio lo raggiunse zoppicando. I miei acciacchi peggiorano. Temo proprio che presto ci sarà una terribile bufera di neve, sentenziò. Babbo Natale corrugò la fronte. Gnomo Terenzio sapeva prevedere il tempo meglio di tutti i servizi meteorologici al mondo. Presto, presto, disse allarmato Babbo Natale, è meglio partire in gran fretta. Allora, subito gli gnomi andarono nella stalla a prendere le renne e le attaccarono alla slitta. Davanti a tutte c'era Cornamusa. Babbo Natale voleva che fosse sempre lei ad aprire la strada, perché era la più brava e la più forte di tutte le sue renne. Babbo Natale le accarezzò sul collo con affetto, poi si soffermò a guardarla impensierito. Mi sembra un po' ingrassata e fuori forma, mormorò. Il tempo però stringeva. Babbo Natale indossò senza indugio il suo caldo mantello rosso da viaggio e, wop! La slitta si mosse tra gli applausi di tutti gli gnomi. La slitta andava veloce tra monti, valli e cielo. Presto però cominciò a cadere qualche piccolo fiocco di neve. Galoppa e galoppa, i fiocchi diventavano sempre più grossi. Galoppa e galoppa, la neve cominciava a scendere sempre più fitta. Galoppa e galoppa, il vento si mise a soffiare. Galoppa e galoppa, il vento si mise ad urlare, galoppa e galoppa scoppiò la grande bufera, la più grande che si fosse mai vista a memoria d'uomo e anche a memoria di Babbo Natale. La slitta ora procedeva sempre più lenta. A un tratto ci fu un soppalzo e qualche pacco rischiò di cadere. Qui c'è qualcosa che non va, borbottò tra sé e sé Babbo Natale. Nel rumore del vento sentì un lamento di renna. Erbacco, questa è la voce di Cornamusa, disse. Forse sta male, è meglio cercare un posto dove ripararci. E guardò all'ingiù, tra i monti, con i suoi occhiali, che vedono tutto, scoprì una capanna piccola piccola, misera misera. Laggiù, gridò alle renne nella tormenta, e loro ubbidienti si diressero verso il luogo che Babbo Natale aveva indicato. La capanna era abbandonata, ma dentro c'erano paglia e fieno. Babbo Natale fece entrare le renne, poi andò a mettere al sicuro nel fienile la slitta carica di doni. Quando ebbe finito, rientrò nella capanna. Vide che le renne mangiavano con appetito grandi bocconi di fieno, tutte tranne Cornamusa, che stava rannicchiata in un cantuccio, affannata e tremante. C'era nella capanna un focolare di pietre e Babbo Natale accese subito un bel fuocherello scoppiettante. Povera Cornamusa, le disse sedendosi accanto, ora il fuoco ti scalderà e ti sentirai meglio. Ma siccome non si sentiva tranquillo, decise di vegliare su di lei tutta la notte. Le ore passavano lente e uguali. Nella capanna si sentivano solo il respiro pesante delle renne che stavano dormendo e il penoso ansimare di Cornamusa. Babbo Natale vegliava e pensava, vegliava e pensava, pensava, pensava.
finché, a poco, il sonno lo prese e gli abbassò le palpebre e gli reclinò la testa. Quando Babbo Natale si svegliò, era ormai l'alba. Il fuoco si era spento e nella capanna faceva un po' freddo. Babbo Natale si stropicciò gli occhi e guardò verso la cornamusa per vedere come stava, ma subito dopo se li stropicciò di nuovo. Per la grande sorpresa, accanto a cornamusa, infatti, c'era una minuscola renna appena nata. Babbo Natale coprì la piccola renna con il suo mantello rosso per farla stare al caldo, mentre tutte le altre renne si assieparono intorno. Cornamusa, molto fiera, stringeva a sé la piccola e la allattava con amore. Passarono ancora 2 giorni e oramai era la vigilia di Natale. Fuori il tempo si era rasserenato. Babbo Natale, vedendo che Cornamusa si era del tutto ripresa e la piccola renna trotterellava su e giù per la capanna, disse: «È ora di andare, riprendiamo la nostra strada». Prima però andò nel fienile, aprì un pacco, tirò fuori una tintinnante campanellina di cristallo e la legò al collo della piccola renna. Chi in quella notte di Natale avesse guardato il cielo a nord della città avrebbe avuto la sorpresa di vedere la slitta di Babbo Natale andare lenta, 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 perché una piccola renna potesse trotterellare senza fatica accanto alla sua mamma.